Bentornati alla mia stanza e scusate per l'assenza incolmabile del mese scorso, ma ho partecipato ad una fiera in cosplay, quindi ho dovuto preparare i cosplay, quindi ero tipo lavoro, cuci, quindi ero presissima. Queste cose non ho avuto assolutamente tempo di preparare, di registrare i video, quindi siamo tornati qua con una nuova puntata, un nuovo episodio di Quel che accade a, e questa volta ne farò due in uno perché mi manca praticamente aprile e maggio e adesso farò un po' di tutto, anche perché non è che sia successo granché in questi mesi, quindi è abbastanza leggero. Probabilmente parlerò moltissimo, quindi se non avete voglia di sentirmi parlare siete liberissimi di chiudere il video e fare quello che volete, ecco. Partiamo subito con la prima categoria. Questo mese non metterò la categoria outfit Lolita perché praticamente non mi sono vestita quasi niente Lolita, quindi niente Lolita questo mese. Però la prossima categoria, quindi, è il capo d'abbigliamento, e questo mese è questa maglietta che non so se riuscirò a farvi vedere, che è praticamente di Dark Souls 2 ed è di Solaire Praise the Sun. È bellissima e ne sono troppo contenta, quindi bellissima, comprata su TT un sacco di tempo fa ormai, quindi però la continuo a usare come se non ci fosse un domani. E quindi passiamo alla prossima categoria. La categoria make up di questo mese sono le matite Essence, che mi sono piaciute davvero tanto. Queste sono quelle gel eyeliner waterproof, ne ho tre io adesso. Ne ho una diciamo color pavone, verde petrolio, non so esattamente, una blu e una nera. Quelle colorate le ho provate, mi sono sempre piaciute, sotto gli occhi di solito le metto nell'area inferiore, mentre quella nera ci faccio anche magari le come se fosse una riga d'eyeliner, e devo dire che rimangono moltissimo, cioè 10 ore buone le fanno, quindi davvero molto buone, quindi se vi capita di trovarle prendetele perché sono buonissime. Prossima categoria sono gli accessori e ne ho un paio, quindi facciamo una cosa veloce, non mi dilungherò su questi perché altrimenti viene fuori un video di 3 ore e mezzo. Questo è uno specchietto che ho trovato all'OVS della Shaka e praticamente, se riesco ad aprirlo, ha dei piccoli LED dentro, quindi se dovete truccarvi o guardarvi dove non c'è luce, comunque ci sono qua dei piccoli LED, che questi così bianchi, che illuminano e quindi li vedrete lo stesso. Un sacco carino, e quindi potrebbe essere utile, non si sa mai, nelle avventure quotidiane fuori di casa. Poi, questo smalto della Rimmel mi sta piacendo un sacco, sia per il colore che per la tenuta, anche se devo dire che l'ho provato sia con sotto una base e così non regge niente, sarà che la base che ho comprato magari fa schifo, però comunque non regge neanche un giorno, infatti l'ho dovuto togliere, però senza base dura moltissimo, solo che è una piccola pecca, ovvero che quando, non so se si nota, però ho praticamente le dita verdi, infatti perché ho tolto ciò che rimaneva del mio smalto prima, infatti sono completamente verde, non so quanto si possa vedere, però sono verde. Però un sacco carino per quello che l'ho pagato, quindi yay! La prossima, non la prossima categoria, però il prossimo accessorio è questa collana che ho comprato quando ero alla fiera del fumetto, quindi il Joe Comics qua in Sardegna. Ho comprato una collana della Triforza, quindi semplicissima, per chi non conosce la Triforza, male, vergognatevi, bellissima, contentissima. E poi passiamo alla prossima categoria, così velocemente, la decorazione di questo mese, sempre comprata alla fiera al Joe Comics, è questo, è un mega Dadone 20, bellissimo, è il trasparente rosso, non penso lo userò mai perché non rotola, cioè non su dei piani duri, ma magari sulle cose morbide tipo il letto, rotola. Però non vorrei dover uccidere qualcuno, perché probabilmente questo fa 20 se lo tirate completamente proprio sopra il vostro nemico, quindi
bellissimo odore, anche se lo userò come decorazione per un suo poverino. Poi la prossima categoria è il libro. È il libro che ho letto in questi mesi, perché poi l'ho abbandonato completamente dopo aver letto quella storia. È Il mistero di Sleepy Hollow. Anche perché, cioè, voi vedete questo libro così, tutto bello, non è tutto qua. Cioè, Il mistero di Sleepy Hollow arriva da qui a tipo qua. Quindi queste pagine sono Il mistero di Sleepy Hollow. Quindi è abbastanza veloce da leggere come libro. E mi è caduto segna libro, quindi yay! È un sacco carino, anche se molto molto diverso dal film. Io me lo ricordavo tutto figo, lì invece no. Cioè, è banalissimo a livelli assurdi. Poi, la prossima categoria sono i manga. E purtroppo non ce l'ho qua il manga che vorrei farvi vedere, però magari vi metto tipo una foto, un'immagine da qualche parte. Ed è Magical Girls of Dead End. Cose che muoiono, cioè gente che esplode, è bellissimo. Cioè, se vi piace lo splatter o comunque cose del genere, leggetelo, perché è bellissimo. Cioè, io non posso dire altro. Vi metterò ovviamente sempre tutti i link nell'info box, quindi andate a darci uno sguardo, perché metterò anche la trama. Poi, prossima categoria è la serie TV. Questo mese, tutto il mese di maggio e fino adesso, mi sono completamente persa in Outlander. È una serie bellissima, lo sto seguendo in inglese, quindi ancora meglio. Se avete tempo, guardatelo, perché è bellissimo, vi prenderà in una maniera assurda. Praticamente parla di questa ragazza che praticamente è ambientato nel 1945. Lei è un'infermiera che ha lavorato in guerra, durante la guerra, e durante un viaggio con il marito in Scozia praticamente tocca delle pietre e torna indietro nel tempo, se non sbaglio più o meno nel 1700, e quindi si deve riuscire a trovare il modo per tornare sui tempi. Bellissimo, davvero consigliatissimo, guardatelo e leggetelo, anche perché c'è il libro e ovviamente è mille volte meglio, però davvero guardatelo, consigliatissimo. La prossima categoria sono i film. Il film di questo mese, cioè dei mesi scorsi, perché nel mentre sono passati secoli, King of Thorn, un film d'animazione che è un viaggio mentale, che non si capisce niente. Dovete guardarlo almeno un paio di volte per capire cosa sta succedendo. È metà, ci sono scene di animazione normale e alcune che dovrebbero essere in 3D, presumo. Comunque fanno questi cambi particolari, però la trama è molto intrigante, davvero molto carina. E ovviamente la canzone di questo mese non poteva non legarsi al film di questo mese, ed è praticamente la prima canzone che si sente nel film di King of Thorn. È bellissima, a me piace un sacco personalmente, e ovviamente la sentirete passare mentre che io sto parlando, è davvero bellissima. La prossima categoria è il canale del mese, e il canale di questo mese è sempre riguardante a Lolita, che sorpresa, ed è quello di Gillian Vesey. Non so se ho pronunciato bene, però è davvero una ragazza molto dolce, super carina e super simpatica, che parla del Lolita. E guardatelo, guardate qualche video, se ovviamente è in inglese, se riuscite a capirlo, però è un dolcetto quella ragazza. L'ultima categoria di questo mese è la categoria bonus, e questo mese vorrei aggiungere questo accessorio per il cosplay di Ezio Auditore. Praticamente è la parte che va come cintura, e anche questo l'ho comprato al Giocomics, fatto a mano da un ragazzo bravissimo, che vi metterò la sua pagina sotto perché fa cose meravigliose. Si chiama Idromodellismo, infatti c'è qua dietro. Cioè, personalmente mi piace un sacco come è fatta, e non costa neanche tanto per essere fatta a mano, cioè bellissima, non ho niente da dire, sono troppo contenta. E quindi la prossima volta che vestirò i panni di Ezio avrò anche la cintura, perché mi mancava, quindi io non so fare queste cose purtroppo. Un sacco bella, contentissima. Per questo mese ho finito le categorie, anzi per questi 2 mesi, visto che è aprile-maggio,
e spero di riuscire a fare altri video, perché comunque ho finito le cose da fare, anche se devo fare un piccolo trasloco, quindi sarò un po' incasinata con queste cose. Magari farò un vlog sul mio trasloco affascinante. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!